Allora, la prima cosa interessante è provare a entrare dentro Kubernetes con un client non, diciamo, di quelli non registrati su Mojang, per esempio Shiginima o T-Launcher. Se lo cercassimo di farlo, quindi vedete che qui ho installato Shiginima in questo directory e al suo interno c'è, una volta unzippato, OS X e Linux. Per lanciarlo posso fare semplicemente java-jar e questo signore mi chiede in questo momento l'update, ma non funzionerebbe. Gli diciamo ok, e qui posso entrare con un nome di fantasia, per esempio video. Se ora io faccio il play e cerco di collegarmi al mio server. E il mio server lo lanciamo qua, punto, ed è che qui è dove è stato installato il server. Io faccio punto Kubernetes e viene lanciato il mio server. Complete. Se cerchiamo di collegarci attraverso Shiginima, ma la stessa cosa capiterebbe se ci collegassimo con un T-Launcher. Multigiocatore, andiamo sul nostro Kubernetes, che è questo, vedete che è 127.0.0.1. Entriamo nel server e vedete che ci rifiuta. E perché ci rifiuta? Perché dobbiamo configurare l'accesso cosiddetto offline. Per farlo occorre configurare questo server con tutta una serie di failetti, ma uno dei grossi vantaggi di Kubernetes è che si può configurare la maggior quantità di cose attraverso un'interfaccia web. In particolare, io posso fare localhost 8080 quando parte, e vedete che si arriva in una finestra che permette di configurare il tutto, però occorre mettere uno user e una password. Questo user e password dovete impostarlo a manina, quindi spegniamo Ctrl C il server, e poi nel direttorio qui abbiamo, e qui possiamo aprire questi file con un editor qualunque. Di Mac piuttosto che di Windows che abbiamo scelto. Io ho installato in questo caso Visual Studio Code, che permette di aprire una cartella e di poter entrare nei file. Allora, i file importanti in questo momento è webadmin.ini e vedete che questo controller dice che la porta è l'8080 e noi dobbiamo togliere il punto e virgola in queste due righe in cui si imposta l'utente e la password. Salviamo. A questo punto, se noi facciamo rilanciare il server Kubernetes, quello che succede è che ecco, vedete che ho detto di fare restart, però se adesso io rilancio, aspettate che faccio l'ingresso. Ok, a questo punto abbiamo mi sono registrato con l'utente admin e password admin. Vediamo subito. Facciamo login. Adesso qui si ricorda il login, comunque se ce lo chiede abbiamo l'utente admin. Ok, qui per poter configurare l'ingresso con Shiginima o altri bisogna andare nell'authenticate, quindi server settings, e nell'authenticate mettete off. Poi fate un salvataggio. Ok, e a questo punto dice che bisogna fare il restart del server. Restart del server, Ctrl C. E poi lo rilanciamo. Ok, andiamo nel nostro
programmino che era questo Shiginime che dava da terrore. Se adesso riproviamo a rientrare, vedete che ci fa entrare. Quindi in questo momento io sono entrato, ma come vedete non sono amministratore. Quindi per questo secondo video finisce così. Abbiamo visto come entrare con Shiginima o con T-Launcher. Vedremo nel prossimo come amministrare invece gli utenti.